Mario Roman, ciao, buongiorno. Un spagnolo che parla sempre molto bene italiano, ormai ci conosciamo da tempo. Sei uno dei probabili candidati alla vittoria di questo Romaniacs. Come ti senti? Come va? Ciao ragazzi, siamo qua nella migliore gara dell'anno. Mi piace tantissimo perché ci sono 4-5 giorni di moto, tante ore, devi tenere sempre duro, non fare grandi errori, tutto quello. Oggi siamo qua nel prologo, qui è molto difficile, la prologo più dura del mondo, perché gli ostacoli sono molto trialisti e devi tenere attento e non fare grandi cadute, niente. È molto importante fare una bella partenza, allora oggi è la qualifica. Oggi volevo fare dal quinto al dieci, sarebbe bene, perché domani posso partire senza navigare tanto. Posso vedere il segno, controllare e arrivare avanti. Questo è il famoso wall ride, fa paura. Adesso non c'è la pioggia, ma ieri ha piovuto tanto, anche questa sera speriamo per la finale, molto pioggia, allora sarà divertente, saranno tante cadute qua, vedrete. Speriamo di no. Allora, speriamo di vederti nelle posizioni più importanti e ci vediamo in questi giorni dove faremo delle dirette per i nostri follower. Grazie ragazzi, ci vediamo presto. Questa qui è la mousse super soft che utilizza Teddy in questa gara, un prodotto un po' speciale, particolarmente morbido. Piloti speciali, gara speciale, mousse certo, speciale. Una conformazione piatta, infatti viene chiamata la mousse flat. Ok, questa, grazie. Niente, a voi. Qui abbiamo i piloti del vecchio mondiale enduro, Nathan e Joseph. Ciao. Come ciao. Va? Bene, tu? Bene, va bene. Siamo qua alla Romania, il primo anno. Come ti sembra? Ieri ho visto il prologo, è molto difficile, eh? Sì, il prologo è molto difficile perché c'è tante cose che non abbiamo fatto alla vita, allora oggi sarà un giorno difficile. Nathan? Do you like this kind of race? It's a challenge, you know, it's really a really difficult race, the hardest races in the world, I think, so yeah, for me it's a new season doing these races, so just need to try and learn and try and get through the week. Super, good luck guys. Thank you. Bye. Alfredo Gomez, qual è un consiglio che puoi dare a chi si avvicina al Red Bull Romaniacs? Noi stiamo facendo un racconto giorno per giorno, poi sarà dentro la gara. E per far capire a chi partecipa magari per la prima volta come affrontare la gara. Tu fai la Gold, sì. È chiaro che parliamo di classi più sì, facili. So. Romania è una gara lunga e lo più importante è non cadere, non rompere la moto, è lo più importante. Si cadi tanto un problema. Ti manca troppo stanco alla fine del giorno e sono 4 giorni di gara e è una gara lunga. Ok, allora grazie e buona gara, buon Romaniacs. Grazie a te, ciao. I saw you very well yesterday on the testing of Prologue. Yeah. You play every time. Yeah, I was having fun. It was difficult to make a serious lap with so many riders and things everywhere, so it's good to have some fun for the crowd. I like this new look with the moustache. Yeah. Huh? It's taken a long time, so you have to like it. three months of hard work. Good. Dal paddock mi sono spostato verso il prologo, siamo in centro a Sibiu, la cornice è stupenda, vicino alle mura storiche della città e adesso andiamo a vedere quello che succede nelle classi silver e bronze, perché non sono tutti gold. Cappuccetto Rosso! Buongiorno ragazzi, sono qua con blogger che fa dei bei filmini e vi saluto. Grande Bobizza, il nostro uomo immagine. Hey boy, I love the fact that when I watched you the other day, you hit the glass wall, bam! Matt Waters and Great Britain. Thank you.
Okay. Where do you come from? Indonesia. 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 To ride the hard enduro. Yes. Red Bull Romania. Phantom. Probabilmente questo è uno dei modi più sicuri per fare il prologo. Forse. Joseph, hai la faccia preoccupata? No? Michele Bosi, il nostro rappresentante più forte. Un saluto a tutti gli italiani, provo a fare il massimo, dai, e guardiamo che succede. Ciao, ciao. Dai, Michi! Come lo vedi il Nicola? Secondo me è il più fashion blogger che c'è qua dentro. Vabbè, non so se è blogger, ma sicuramente è fashion. Ecco i ragazzi dell'Iron Class che sfidano il prologo. Più bravi del blogger che se ne è passato a fare le riprese agli altri. Adesso ragazzi vi faccio vedere una delle cose più emozionanti a cui ho assistito ultimamente. Una ragazzina israeliana di 15 anni che percorre il prologo col tifo della mamma. Roba da pelle d'oca, davvero, grandissima. How old are you? 15. Great. Numero uno, numero uno. You are the coach? Super work! Great! Super woman! We're having a good day despite the weather. Who cares about the weather really? And everybody smiles. Riders, spectators, volunteers, organizers, helpers. That's the spirit of... You are the mother. Yes. Your daughter is great. She's great. Amazing. She's amazing. She's just 15 years old. Super. Questa ragazza ha le palle quadrate enormi. Allora mi sono attaccato alla mamma, è stata grandissima. Mamma, the nome è finito. You are the best, you are the best. Ran Yochai, 15 years old. Yeah, Israeli rider. The best moment of these Romaniacs, for sure. Yeah. It was the hardest. Why? Day of my life, but it was the best day of my life. The best day. The best. The feeling of after doing it and succeeding, I'm feeling so. I'm proud of myself and I'm so happy. I'm crying. Ultimi lavori di rifinitura. We are ready to start. Sì. Cosa succede adesso? Abbiamo visto il prologo, il delirio che c'è stato, gold, iron, silver, bronze, tutto quello che è. E adesso andiamo a mettere la moto nel parco chiuso, ci prepariamo per domani. Inizia la gara vera, affrontiamo il bosco, piove, sole, speriamo che il tempo sia clemente e continuate a seguirci su tutti i social, Facebook, Instagram, Endurista Magazine, Enduro Blogger, e fate il tifo perché il gruppo italiano ha bisogno di essere sostenuto un po'. Se lo sai, lo sai, ma se non lo sai, te lo dice il blogger.